Il tema della fame del mondo è un tema interessantissimo e diciamo pure chiacchieratissimo. C'è chi sostiene, cifre alla mano, che già oggi, senza fare nulla di nuovo e senza proposte avveniristiche, ci sarebbe sufficiente risorse per sfamare tutto il pianeta. Io non so quanto sia vero, ma più o meno capisco che è quasi vero. Questo non succede, lo sappiamo benissimo che non succede e siamo ancora testimoni di tragedie, di vera e propria fame o di fame indiretta come la falcidia che fa l'AIDS in alcune zone in cui sembra che sia l'AIDS che ammazza, ma in realtà è la fame che ammazza e su un corpo affamato o malnutrito l'AIDS la fa da padrona. Quindi il problema della fame del mondo è un problema importantissimo ed era importantissimo anche 40-50 anni fa. 40 anni fa io sono testimone che quelli che facevano la genetica agraria e che poi sono sfociati, sbocciati nella progettazione e nella costruzione degli OGM avevano chiarissimo il problema della fame del mondo e giustamente venivano finanziati in proporzione. Essendo quella un'attività di interesse sociale superiore a quello che facevamo noi, per esempio, che studiavamo gli insetti o studiavamo i topi. Poi improvvisamente è successo qualcosa che sfugge alla mia capacità di intendere, per cui queste che erano promesse sono diventate pericolo. In realtà gli OGM aumentano la produttività dei terreni. E possono ridurre l'uso di anticritocamici e di difese di ogni tipo. Quindi sulla carta possono essere certamente importanti per risolvere la fame nel mondo. Il problema che io capisco è che non è scientifico. Il motivo per cui oggi c'è tanta disparità tra paesi cosiddetti industrializzati e quelli non industrializzati, è prettamente politico ed economico, qui non si capisce bene chi è causa e chi è effetto. Quindi in questo mercato globale un po' intricato c'è il rischio che almeno ora come ora gli OGM possano incidere poco. Però in un mondo un po' più ordinato, in un mondo che tutti quanti ci auguriamo, un mondo in cui c'è più comunicazione e più controllo reciproco, gli OGM sono sicuramente un vantaggio. Se non risolvono la fame del mondo, perché questo è uno slogan, certamente la possono ridurre. E sfido chiunque a sostenere che una pianta che cresce meglio, che è più redditizia, che richiede meno spreco di sostanze inquinanti, non possa essere più utile di una pianta, per quanto utilissima, che è stata utilizzata fino adesso. Le quali piante, ricordiamoci, non sono naturali. La patata, l'insalata, l'arancia, il frumento, il mais, non sono naturali, sono vecchi, nel senso che l'uomo li ha prodotti migliaia o decine di migliaia di anni fa. Quindi sono anche queste opera dell'uomo. Solo, come dire, sono botte di fortuna, sono esperimenti che sono andati bene e che quindi hanno avuto il premio del tempo, ma sono comunque anche quelli artificiali. Quello che è cambiato da 30-40 anni è che questa artificialità, invece di essere casuale, invece di essere a colpo di fortuna, viene diretta a ragion veduta. Quindi questo è comunque un cambiamento, ma attraverso le conoscenze della scienza e della tecnica.